Nel 2018 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto alle 635.433 del 2017. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 539.584 a 542.743, sia di quelli in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione ed il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 2,8%. Nel 2018 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto alle 635.433 del 2017. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 539.584 a 542.743, sia di quelli in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione ed il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 2,8%. A dicembre 2018 l'Istat stima una contenuta flessione congiunturale dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, cui si associa una sostenuta crescita su base annua. Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dello 0,6% su novembre e aumentano del 5,2% su base annua. Al netto del comparto energetico, la dinamica congiunturale stazionaria si stima in un incremento tendenziale più contenuto. Sul mercato estero la dinamica congiunturale è nulla. Lotta alla povertà, sostegno alla cultura, accesso allo studio per i giovani, ma anche sviluppo del mezzogiorno, circular economy e sostenibilità aziendale e ambientale. Sono gli ambiti in cui si concretizza l'impegno sociale di Intesa San Paolo nell'ambito del piano d'impresa 2018-2021, attraverso una serie di progetti e iniziative presentate questa mattina nel corso di un incontro a Milano. Presenti alcuni dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni con cui il gruppo ha collaborato su questi fronti e i vertici del gruppo bancario torinese. L'amministratore delegato Carlo Messina, sottolineando come la presentazione sia avvenuta una settimana prima della pubblicazione dei risultati di esercizio, che confermano lo stato di salute di Intesa San Paolo, ha rimarcato come i valori di responsabilità sociale e sostenibilità facciano parte da sempre del DNA del gruppo. Io sono stato selezionato dall'Harvard Business Review come uno dei 100 migliori CEO al mondo, ma non perché io sia particolarmente bravo, perché la nostra azienda, oltre alla performance, si è occupata di problemi di sviluppo sociale, di problemi di intervento su quelli che sono i valori di sostenibilità. Nel 2018, in particolare, attraverso la collaborazione con enti e associazioni, sono stati distribuiti oltre 3 milioni di pasti, 95.000 posti letto, 36.000 farmaci e altrettanti indumenti. Un impegno confermato per il 2019. In ambito culturale va ricordata l'attività di conservazione, valorizzazione e condivisione del patrimonio artistico del gruppo e poi le mostre temporanee e i progetti sviluppati a livello internazionale, oltre al sostegno a importanti enti e istituzioni pubblici e privati. A favore dei giovani e del diritto all'istruzione è stato presentato il progetto Per Merito, un finanziamento senza garanzie rivolto a oltre 1.600.000 studenti universitari. Prestare denaro ai ragazzi in questa condizione vuol dire liberarli da una dipendenza, che è quella da un lavoro di fortuna, oppure da spostamenti con i mezzi sbagliati, oppure da una casa che non è all'altezza di questo nome. Il fondo Fund for Impact garantisce per loro, quindi è come se la banca avesse al proprio interno le condizioni di autogaranzia per poter prestare denaro a dei ragazzi che hanno oggi condizioni di non bancabilità, domani saranno una risorsa per il paese. Segno più per Piazza Affari al termine di una giornata che si era aperta poco mossa. L'indice MIB segna un più 0,48% a 19.701 punti, mentre Italia All Share guadagna lo 0,47% a 21.660 punti. Le altre principali borse europee archiviano gli scambi in ordine sparso dopo l'apertura contrastata a Wall Street. Ci segna un più 0,081%, Francoforte è poco mossa più 0,08%, mentre Londra è la migliore con un guadagno dell'1,29%.